Sì, in questa conferenza stampa appunto illustreremo il lavoro che abbiamo fatto nella stagione 2008-2009, una stagione che ci ha visto protagonista in Vincenzo e ci ha portato a un'esercizione. Programmi, so che già state lavorando al progetto perché la città non va in vacanza, perlomeno la parte societaria non va in vacanza, c'è da programmare un'altra stagione esaltante, si vuole figurare anche nel massimo campionato di Serie B nazionale. Sì, noi già abbiamo iniziato a lavorare addirittura prima che finisse questo torneo, che ci vogliamo far trovare pronti per il campionato di Serie B, visto che siamo una matricola, la programmazione è importante, quindi iniziare bene e iniziare già a provare alcuni calciatori che già stanno arrivando appunto al Brasile e cercare di essere una squadra che ben figuri per il campionato di Serie B. Noi proveremo ad essere una squadra tutto combinato, anche se essendo una matricola non conosciamo bene il campionato. Però con gli arrivi di questi nuovi giocatori, grazie a il tuo ruolo è stato un ruolo fondamentale all'interno della Cirale Calcio a Cesti. Sì, da quando sono arrivato qua sono stato insieme a me diversi calciatori, ma soprattutto già c'era un altro degno di nota, naturalmente l'aggiunta di giocatori che militavano in altre categorie ha permesso di fare tutto ciò, ha permesso di fare un salto di qualità relativamente importante, diciamo. Relativamente importante perché questo servirà pure per l'anno di venire, per gli anni successivi di Calcio a Cesti. Quello che abbiamo detto a fine, diciamo a fine campionato è stato che la Cirale non si ferma con la Serie B deve essere solamente un traguardo. Già state lavorando, non è un eufemismo dire state lavorando per l'anno prossimo per ben figurare. Giusto il campionato, la dirigenza si è già organizzata, si è riunita per organizzare e programmare il campionato che seguirà in Serie B. E naturalmente come quello fatto in Serie C avrà lo stesso obiettivo, nel senso che è di fare bene, ben figurare e soprattutto rappresentare la Cirreale in un campionato di Serie B degno. Quella appena conclusa è stata una grande stagione, cosa dobbiamo aspettarci per la prossima? Ma noi speriamo, già da tempo stiamo lavorando e speriamo di allestire una squadra che sia all'altezza di poter rappresentare al meglio la città di Cirreale. Il campionato di Serie B mancava la nostra città da parecchio tempo. Ci siamo finalmente riusciti e faremo di tutto, innanzitutto per rimanere, ma soprattutto per far ben figurare la città e la nostra squadra a livello nazionale. E quali sono gli acquisti previsti per la prossima stagione? Ancora è presto, anche perché le liste di trasferimento si aprono a luglio, però stiamo lavorando intensamente sia per far arrivare ragazzi dal Brasile, già qualcuno è arrivato, sia abbiamo stretto dei rapporti con società importanti per far arrivare dei giocatori altrettanto importanti. Grazie. Grazie a voi.